Rodolfo Ziberna. Rodolfo Ziberna è il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato Provinciale di Gorizia, e anche uno dei sette nazionali, ed è anche presidente della Lega Nazionale Provincia di Gorizia. Buongiorno Rodolfo. Buongiorno a te, grazie naturalmente per avermi chiamato, per avermi consentito di illustrare questa iniziativa. Il giorno, la giornata del ricordo, tra parentesi, io e Rodolfo ci conosciamo da molti anni, quindi sentirete del tu, tu. In questo caso. È difficile usare lei quando si conosce da vent'anni. Tante cose. Allora, la giornata del ricordo, che cos'è Rodolfo? Ma la giornata del ricordo innanzitutto è una solennità nazionale e perciò è un patrimonio ormai acquisito non soltanto dallo Stato, ma dalla Repubblica e da tutti i cittadini. Il 10 di febbraio, oggi, si è celebrato in tutte le città, in tutte le province d'Italia, il giorno del, appunto, giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo. Parliamo dell'esodo di oltre 350.000 istriani, fiumani e dalmati, che soprattutto dopo il 1947 sono stati costretti ad esodare, appunto, a scappare dalle proprie terre, le terre in cui sono nati, le terre in cui erano nati i loro genitori, i loro nonni, per innanzitutto proprio per paura della propria, per difendere la propria incolumità, per paura di subire, appunto, il dramma delle foibe. Il 10 febbraio, perché il 10 febbraio? Il 10 febbraio bisogna comunque prendere un giorno, naturalmente. Il 10 febbraio è il 10 febbraio del 1947, che è la data in cui a Parigi si è firmato quell'iniquo trattato di pace, appunto, di Parigi, che divideva l'Italia, questo è il lembo nord-orientale dell'Italia, in due, e perciò una parte sotto un'amministrazione provvisoria da parte dell'allora governo jugoslavo e un'altra parte sotto il governo italiano, salvo poi l'enclave di Trieste con il governo militare alleato, che ha festeggiato pochi anni fa il cinquantesimo del ritorno, mi riferisco a Trieste, del ritorno alla madre patria. Perché tu hai usato un termine ben preciso, un aggettivo, iniquo trattato? Iniquo trattato perché le terre di Istria, le terre di Fiume, le terre di Dalmazia non sono terre occupate dagli italiani per 10 anni, 5 anni, 20 anni a seguito di, come sempre è accaduto per carità, da generazioni, da secoli, da millenni, in seguito ad operazioni belliche, come è sempre accaduto per fino a 150 anni fa il dominio di una nazione su un territorio aveva luogo prevalentemente con operazioni belliche o con operazioni coniugali, con matrimonio di grandi famiglie nobili. La presenza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia è una presenza prima ancora veneziana, è una presenza prima ancora romana. Naturalmente ci riferiamo alla parte prevalentemente della costa, riconoscendo, come giusto che sia, ci mancherebbe altro, l'interno della costa invece è una presenza prevalentemente slava. Perciò ripeto, tutte queste, non, quando si parla di occupazione italiana, se si parla di occupazione italiana bisogna dire che innanzitutto 2000 anni fa non esisteva l'Italia, era l'impero romano. Perciò parlare di occupazione romana, poi occupazione veneziana e occupazione italiana è davvero un paradosso. Se uno riconosce che perciò per 2000 anni c'era Italia, Venezia e Roma, significa che quelle terre appartenevano all'Italia, Venezia e Roma. Iniquo trattato, l'abbiamo spiegato. Sul volantino che tu hai stampato attraverso la tua associazione, metti le prime righe: sono già trascorsi 5 anni da quando, dopo menzogne e colpevoli silenzi, finalmente nel 2004, eccetera, eccetera. Menzogne e colpevoli silenzi di che cosa? Il silenzio, innanzitutto. Il silenzio visto come oblio. La grande, il dramma si consuma a seguito di un altro dramma. Il dramma dell'esodo è un dramma e il silenzio al quale sono stati costretti gli esodanti, 350.000 fratelli e sorelle italiane, costretti appunto per paura di morire, costrette all'esodo e per 50 anni costrette al silenzio, per ragioni di realpolitik, si direbbe adesso, cioè per ragioni di politica internazionale, per ragioni di Stato, per 50 anni è una parte e l'altra, perciò non è un'attribuzione di responsabilità ad un'area politica, e da una parte e dall'altra si è cercato di tacere questo dramma, ma per ragioni che, ripeto, la politica nazionale o internazionale potrebbe comprendere, e mi riferisco al fatto che Tito dopo pochi anni
di Cominform, perciò di partecipazione al governo internazionale comunista, e era attraversato, è stato estromesso dal Cominform pochi anni dopo, e perciò da quel momento ha assunto una posizione terzomondista nel senso di paese terzo, terzo, sì. di terzo mondo, né da parte, sì. Né da una parte né dall'altra, perciò essere terzo non in termini di povertà, ma essere terzo in quanto paese non allineato insieme all'India, insieme a tanti altri paesi. Perciò in quel momento ragioni di politica internazionale imponevano di trattare Tito in un certo modo. Non dimentichiamo che per tanti anni non si parlava delle velleità annessionistiche che aveva Tito nei confronti non soltanto di Gorizia e di Trieste, ma di tutta quella che gli definiva la Slavia Veneta, perciò tutto il Friuli Venezia Giulia fino al fiume Tagliamento. Non dimentichiamo che le truppe di Tito nel maggio del 1945, già dal 30 aprile del 1945, hanno addirittura lasciato le loro spalle zone non occupate, mi riferisco ad esempio alle zone di Lubiana, ma tante altre, pur di correre per occupare Trieste, correre per occupare Gorizia, non per liberare Gorizia dal giogo, dall'occupazione nazista, ma per essere loro ad occupare Gorizia e Trieste, per poter perciò sedere al tavolo dei vincitori, quali Tito naturalmente era, il tavolo dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale, da una posizione di forza, cioè occupando un territorio. Non dimentichiamoci che la corsa per bloccare i neozelandesi che stavano per entrare a Gorizia era proprio appunto non per liberare la città, ma per affermare un primato che la nostra città ha pagato in termini di sangue, dolorosissimo primato, perché sappiamo che oltre 650 goriziani sono stati tolti dalle loro case, dai loro affetti, dalle loro famiglie in quei terribili 40 giorni di occupazione delle truppe, delle milizie del maresciallo Tito, i 40 giorni del terrore chiamati dalla polizia. Persone che sono state sottratte, come dicevo, le loro case, ai focolari, alle loro famiglie, con la sola colpa di essere di provata fede italiana, di essere... rappresentare perciò un pericolo a questa volontà annessionistica del maresciallo Tito. La giornata del ricordo, gli esodanti, 350.000 persone, è giusto dire, forse esagerato, forse no, che è stato il prezzo che l'Italia ha pagato per aver perso la guerra, cioè aver consegnato queste terre a Tito. Diciamo che dobbiamo prendere atto di due cose, Gorizia. Il nostro paese, l'Italia, comunque era un paese sconfitto. Non dimentichiamoci che, come dicevo prima, che la proprietà, consentimi, tra virgolette, di una terra veniva fermata una volta con la guerra. 500 anni prima probabilmente tutta l'Italia sarebbe stata annessa a qualche granducato o a qualche impero. Così naturalmente non è stato, però c'erano anche proposte ben peggiori per quanto riguarda l'Italia. C'erano addirittura delle proposte che prevedevano l'Italia divisa in tre parti. Altre proposte che potevano essere più vicine alle nostre aspettative. Ad esempio, una proposta che noi avevamo fatto, non noi, che il nostro paese aveva fatto, era quello di rispettare gli abitanti, perciò la caratteristica etnica del territorio. Se ciò fosse accaduto, naturalmente Pola, Fiume, Zara erano città italiane, sarebbero rimaste italiane. Avremmo perso in Tirol, forse? Certo, questo è un aspetto. C'è chi sostiene che, visto che al tavolo dei trattativi partecipava De Gasperi, che aveva naturalmente radici nel Trentino Alto Adige, questo avrebbe comportato la perdita quantomeno del sud del Tirolo, cioè di Bolzano, ma ecco, se no, di poi tante cose possiamo affermare. Una dimostrazione della italianità reale di queste terre è che appunto un'area con circa, abitata all'epoca, mi riferisco a 60 anni fa, da circa 500.000 persone, ha perso 350.000 persone, la dice lunga. Una città come Pola, che aveva, tutti conoscono Pola, una città stupenda oggi in Croazia, che aveva 30.000 abitanti, si è trovata vuota. 28.000 persone hanno abbandonato la città.